tutti, sono Lilli Meraviglia. Quante volte abbiamo assistito a scene che avremmo voluto troppo riprendere per rivederle e rivederle all'infinito, ma abbiamo detto: oh no, non l'ho fatto. Poi se tiri fuori il telefono si vede, quindi è un po' un casino. Io ho pensato, dato che io ho la GoPro, io dico, potrei appizzarla da qualche parte senza farla vedere. Ma dove? Devo comprarmi le imbracature? No, mettermi tipo una specie di zainetto solo per mettere questa qua. Cioè, poi devi andare in giro così. E io ho avviato la soluzione, cioè i capelli con GoPro. Io vedrò un po' come farli, come al solito faremo insieme. Allora, io direi di prendere una bandana e la pieghiamo così e la arrotoliamo. Ora prendiamo i soliti due ciuffi, con un elastico facciamo una coda. Prendo un elastico e lo metto qua, poi ne prendo un altro e lo metto, oddio, dall'altro lato. Poi prendo la bandana e ce la infilo dentro. E poi me la metto in testa. Tranquilli, poi aggiusto tutto. E leghiamo stretto e saldamente. Così. Proviamo a infilarlo qua sotto. Provo a legarlo un po'. Raga, io sto improvvisando, sto veramente legando a caso. Ok, forse così. Ok, adesso sciogliamo i capelli. Dobbiamo cercare di camuffare, perché cioè non si deve vedere. Aspetta, intanto l'accendo per vedere se funziona. Mi serve una molletta, porca troia. Prendiamo le forcine e cerchiamo comunque di bloccare questi capelli. Non deve sembrare che c'è una videocamera, ma solo che comunque siamo degli artisti e ci va di portare i capelli in un certo stile. Qui mi stacca di tutto. Allora rifacciamo. Questo lo metto così. Poi dietro pettino e lo porto avanti così. Oh, yeah, queste forcine fanno troppo schifo, tipo se aprono in obliquo fanno cagare. Ecco perché costano 1 euro. E lo nascondete e lo forcinate. Forse servirebbero altri capelli tipo un po' qua. Tipo così. Queste forchine mi fanno veramente sbroccare. Vabbè, io direi che ci siamo. Questi ultimi capelli non so. Cioè, voi direste mai che c'è una telecamera sulla mia testa? Io direi proprio di no. C'è solo uno dei vari escamotage che ci sono per nascondere una telecamera. Ma adesso io posso riprendere tutto. Aspettate che forse c'ho un po' i capelli davanti. Cioè, si vede che c'è una telecamera in testa? Assolutamente no. Potrei andarci in giro tranquillamente e nessuno se ne accorgerà. Io credo sia veramente favoloso. Certo, bisogna vedere un po' le inquadrature. Qui appunto ci vanno i capelli davanti. Ma secondo me se volete fare qualcosa di segreto è perfetto. Questo è il trucco per come nascondere una telecamera e riprendere tutto ogni volta che vi pare senza scomodarvi le mani. Spero che vi sia utile, se lo fate fatemi sapere e ciao! Ma che gioia, gente! Qualcuno ha detto capelli con telecamera nascosta? Io ho detto sì. Incredibile! Ora mi faccio un selfie. Troppo fico. Cioè, io le mie mani ce l'ho qui. Troppo fico.